Buongiorno, sora Regina, come state? Tutto bene? Benone. Avete fatto bene a passare, così me levo sto peso. Quanti sono? 250. Rientriamo pianino, eh? Ci vuole un po' di pazienza, il giro è largo. Vabbè. E a che punto stiamo coi madonnare? Bene, le quote sono state pagate quasi tutte. Solo che invece di partire martedì vorrebbero spostare la partenza a giovedì. E come che hanno cambiato idea? Per via che il martedì si risente ancora dalla sbognata la domenica. Pure questo è giusto. Anzi, potranno pure affrontare meglio le devozioni. Allora posso fissare il pullman, quanti saremo? Come l'anno scorso, meno quelle che sono morte, una 35ina. Andiamo sempre più a calare, Che ci volete fa'? Vi va bene la partenza alle 9:30? Non vorrei far troppo tardi per le devozioni. Anzi, mi raccomando a voi che si preparino bene, A proposito, mi è stato richiesto se dopo l'ultima enciclica del Papa credete che si possa piar caffè? Se uno interpreta secondo l'andamento modernistico della Chiesa, direi di sì. Certo, se si potesse evitare sarebbe meglio, Aspettate. No, lasciate stare, non vi incomodate. Anneranno per l'anime sante del purgatorio. Sia lodata la Madonna. Sempre sia lodata. Buongiorno, sora Gertrù. Andate de Brescia? Per dire la verità, de Brescia ci vado. Ho dato la purga ragazzino. E vorrei che mi cagasse per tutta casa. Però a quota faccia tempo a pagarla. Datemi resto. Che? Allora, quando si parte? Martedì o giovedì? Giovedì, come eri mio rimaste d'accordo. La partenza è alle 9:30. Don Ernesto si raccomanda di venire digiune. E vabbè. Ma manca il caffè. Il Papa avrebbe detto di no. Del resto, non siamo mica gravide. Ma sì, ci avete ragione. Vi saluto. Salute. Anita Pagottoni. Presente. Meno male che è presente. Buongiorno. Ah, bravo, dottore, finalmente. Finalmente, dice? Un po' più lontano, sapesse per arrivarci. E vabbè. Dove sta il malato? Ecco là. Chi è lui? E che c'ha? Non lo so, non mi va a mangiare. È per questo che mi ha chiamato, signore, 15 chilometri per dirmi che il bimbo non mangia. Ma che dovevo fare? E non poteva venire in ambulatorio domani mattina. Ah, dottore, ma lei ce l'ha la macchina? Io, non mi vede, c'ho la lambretta. E beh, non c'avevo manco quella. Ah, non ce l'avete la lambretta? E allora, ha ragione lei. Eccolo il medico che visita il nostro malatino. Ecco. Tira fuori la lingua. Sfido che non mangia, questo ha bisogno di una purga. Vabbè. Che prepara di buono? E sto a fare un po' di gnocchi. E al dito che ha fatto? Niente, mentre che stavo a tagliare i gnocchi mi sono data una botta col coltello. Ah, faccia un po' vedere. Ma no, né niente. Aspetti, glielo dico io se non è niente, no? Ai, 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 ai. E questo non si rimargina più. E che ci devo fare? Lo cucimo. Lo cucimo? E che mi mette un punto? No, tre punti. Tre punti! Ah! Che succede? Chi è che strilla? È mamma. Che gli hanno fatto? C'è il medico da muto, gli sta a mettere tre punti. In bocca? No, al dito. Avevo sbagliato numero. Te l'avevo detto. Ma perché? Non sei convinta? Mi ha dato i saluti per la mamma. I saluti per me? Ma che c'è di strano? Ciccio non è scostumato come Franco. Si ricorda sempre di salutarti. No, mai. Oh, nonna, non essere sempre così polemica. Polemica io, ma fammi il piacere. Ma la musica? C'era anche prima la musica. Tu l'hai sentita? Per telefono? Mm-hmm. Sì. Ho sentito la stessa musica. Allora non avevo sbagliato numero. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. I vostri mariti non me la raccontano giusta. Dai, mamma, non essere sempre la solita sospettosa. Carabinieri e polizia stradale hanno istituito diversi posti di blocco lungo tutte le strade che interessano il Lido di Roma, dove la presenza dei tre evasi è stata segnalata nella tarda mattinata. Bo-
Voi ragazzi restate fuori un momento, eh? Andate a fare una passeggiata. Ce penso io a quei due. Oh, che bella sorpresa! Sì, sì, proprio una bella sorpresa. Che porcine! Ma che è successo? Maria Vergine. Ma chi c'è stato qui dentro? Chi c'è stato? E lo domandi a me. Sono io che te lo domando, rispondi. Hai capito? Rispondi. Diglielo. Lo dico. Dai. Lo dico. Ievase. No. Sì. Su, raccontateci, che hanno fatto? Beh, che hanno fatto? Hanno mangiato. Ma se vede che schifezza. Oh, la cucina, come l'avranno ridotta? Oddio, la cucina. Ma possibile che per mangiare hanno fatto tutto questo letamaio? Beh, sa, tre vasi, gente da galera. Ma hanno rotto tutto, piatti, bottiglie, bicchieri, tutto. Si arrabbiavano per niente. Un caratteraccio. Pure. Franco, ci chiamano. Andate. E questi cretini non hanno pensato nemmeno a avvisare il maresciallo. Beh, mo ci penso io. Mamma mia, che porcheria. Pronto? Oh, buonasera signora. In che cosa posso servirvi? Siamo sole. I miei generi sono usciti. Sentiamo dei rumori nel garage. Ma dei rumori sospetti, marescià. Che dobbiamo fare? Signora cara, ho paura che per un bel po' voi vedrete vasi dappertutto. Sentite a me, prendetevi un bel tranquillante e non ci pensate proprio più. Lei dice, eh? Dice che è suggestione. Ecco, casomai la richiamo. Lei è una cara persona, maresciallo, grazie, troppo, troppo gentile. Dice che non dobbiamo preoccuparci assolutamente. Ahimè. Buone, buone. E ora che cosa succederà? Che ne sappiamo? E voi due sareste due uomini? Così dicono. Insomma, che vogliamo fare? E che vogliamo fare? La porta è chiusa a chiave. Ma la finestra è aperta. Chiudetela che fa corrente. Vergognatevi. Fosse qui la buonanima, vi farebbe vedere lui, vi farebbe vedere. Ma quelli sono tre delinquenti. Cominciate a dire che non sono tre. Come non quello sono che tre? Chiamano il Giglio non è un violento. I veri delinquenti sono due. Anastasia e il pastore sardo, perciò due contro due. Sì, ma loro c'hanno le pistole. Bella scusa, le pistole. La chiama scusa, le pistole. Ma certo. Ma quelle ci ammazzano senza pietà. Piacere, vogliamo stare calmi? Ma fatevi sì. E Luciano? Dov'è Luciano? Luciano si deve essere messo qualcosa in testa. Finalmente un uomo in questa casa. Ma che uomo, se puzza di latte. Tutto suo nonno, quel ragazzo. Non è un invertebrato come suo padre e suo zio. Sono sicura che ha eluso la sorveglianza dei delinquenti ed è corso a chiamare la polizia. E tra poco balleranno i signori banditi. Sì, tango argentino. Chi è il padre di questo mostriciattolo? Allora chi è? Sono io, dicono. Come dicono? Mia figlia è una donna onesta. Creda a me, signora Anastasia. In 13 anni di matrimonio non gli ha mai fatto un torto. Volevo dire. Mamma. No, un uomo che si comporta come lui se lo sarebbe meritato. Ma pensi a quelli che ha fatto lei alla buon'anima. Non ti permettere, sai, non ti permettere. Mio marito è andato sempre a testa alta. Sì, ma in campagna non c'erano i figli. Ma lo sente, signora Anastasia, lo sente? Smettetelo! Io me ne frego delle vostre corna. Ma qui si offende la memoria di un morto. Io me ne frego dei mortacci vostri. Ho detto basta. Le mie figlie, i miei nipoti, Maria Santissima, in che mani? Sì, purtroppo sono in mano a quei delinquenti. Io dicevo le vostre mani. È da voi che dipende la loro salvezza. Oh, mamma mia, che magari dipendesse da noi. E qui è questione di cavalli. Questione di asini. Guidate uno peggio dell'altro. Voglio proprio vedervi fare le corse con la macchina della polizia. Quelli vi acchiappano subito. Ci mancava anche questa. Coraggio, dobbiamo cambiarla. Ma siete pazzi a cambiare la gomma vestiti da ergastolani. Se passa la stradale mica possiamo scappare a piedi. Già, è vero. Almeno se volte dall'altra parte. Come se non fossi io che le lavo le vostre mutande. Visto che c'avevo ragione. Ecco la macchina della polizia. Ci vediamo al picnic. Ma che famo.
State zitti, lasciate fare a me. E adesso sbrigatevi a trovare un posto di blocco. La mezz'ora è passata, incoscienti. Ma ce ne vuole di tempo per cambiare una gomma? Basterebbe raggiungere la macchina della stradale, ma a quest'ora chissà dove è arrivata. Eccola là, metti un moto ciccio. Fatti vedere. Eccoli là, sono quelli di prima, tira dritto. Eccoli ciccio, stai pronto a scappare? Sono pronto. Siamo qui, polizia, siamo gli evasi! Polizia, siamo qua! Insegui la polizia, subito! Dritto! Il mio compagno di banco si chiama Pierino. E va bene, questo l'hai già scritto. E allora che volete da me? Io che ne so del mio compagno di banco, so solo che si chiama Pierino. Il cognome non te lo ricordi? Ma una cosa come Cavallo, ma non è Cavallo. Asini. Ma perché gli asini sono come i cavalli? No, asini voi, che in quattro non sapete fare un tema. Ma io a questo l'ammazzo. Ma no, io gli stacco un'orecchia, sto figlio di... Figlio di I. Scusa. Ma lascialo perdere, piuttosto cerchiamo di ricordarci il cognome e così gli telefoniamo e ci facciamo dire un po' di cosette, no? Sì, ecco. Su, avanti, aiutatelo, pensate ai cavalli. Equini. Destrieri? No. Corsieri? Cavalieri? No. Fantini? No. Sella? No. Galoppo, galoppini? Sgalopine? E spezzatino? Ma che c'entra lo spezzatino con i cavalli? Zitte, mi sono ricordato. Donati, chiama Donati. E che c'entra Donati? C'entra, a caval Donati non guardare in bocca. Come dicevo, cara signora, è una questione di principio. Io non promuovo nessuno con lo scappellotto. Perciò da domani verrò ogni giorno qui e gli farò il doposcuola. Ma scusi, l'ha già detto a mio genero? Professore. E come diceva? L'ha già detto a mio genero. No, signora. Le belle notizie bisogna darle a tempo e luogo. Franco, indovina chi c'è. Ma chi parla? Ma che so sti strilli? Che succede? Papà, che trova tutte le scuse per non studiare. Oh, sempre con sta scuola. E mamme sfasciano pure la casa. Chi è? So io. Sono venuta a prendere la chiave del terrazzo, ce la dovete avere voi, ieri non me l'avete ridata. Devo ritirare i panni. Che ci avete? Non pensavo a voi. Quando uno è solo in casa è sempre suonare alla porta. Ecco, è proprio quello che vi volevo dire, Sor Antonier. Come si dice a Roma, meglio sole che male accompagnate. Quello che sta di là, io non so niente, per carità, ma mi dà l'aria di uno di quelli... che è meglio perderli che trovarli. Ah, è il signore di fronte. Sì, siccome quando mi è scappata Rosmunda, lui gentilmente... Io non mi impiccio, non voglio sapere niente, non so manco chi è e chi non è. So soltanto che è un bispetico, un lunatico, un cattivo soggetto. Insomma, per dirla chiara, io non piaccio a lui e lui non mi piace a me, ecco. Questa deve essere un'altra volta lei. Senta, le dica che se qualcuno mi cerca, io sto qua. Stia calma. E perché? Mi vedete nervosa? Ecco qua, ho riportato la chiave del terrazzo, Sor Antonie. Però ho visto che pure voi ci avete i panni da ritirare. Sono asciutti. Sì, grazie, adesso ci vado. Che sta ancora lì? Sì, perché mi sta riparando il lume della cucina. Chi? Quello? Io non gli farei riparare manco il secchio della monnezza. Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con lui? Io lo dico per voi, figlietta mia. A frequentare certa gente, una si può trovare pure nei guai. Io prima non ve lo volevo dire, ma l'inquilino del sesto piano è una mezza cartuccia. Un disfattista, un antifascista. Che in parole povere voi sarebbe come di un figlio della mignotta. No. Ah no? E secondo voi perché l'hanno mandato via dalla radio? Lo sapete che gli hanno detto? E mo che fai? Ti metti a sputare nel piatto dove mangi? E beh allora ridacci il piatto.
Ma una persona così per bene non può essere un antifascista. E il per bene non c'entra. Io per divene una. Conosco un ladro che è venuto pure a rubare qua nel palazzo nostro. E adesso è caposquadra della milizia. Uno può essere pure un mascalzone, che vuol dire? Quello che bisogna vedere è se è fedele o no al partito. Questo conta, non vi pare? Ora sfilano i granatieri di Sardegna e di Savoia. Il comandante generale della milizia, Benito Mussolini, illustra... Thank you.